Amici, sono sicuro che almeno una volta nella vostra vita abbiate sentito questa canzoncina. È esattamente il meme della bara ballerina, aka Coffin Dance. E oggi voglio fare una cosa un po' particolare con questo meme, ovvero riprodurlo nel mio mondo vanilla di Minecraft. Ovviamente vi starete chiedendo com'è possibile riprodurlo in Minecraft e io vi rispondo, tranquilli, è possibile. Seguite le mie indicazioni. Allora amici, siamo direttamente spawnati nel luogo dove ci siamo lasciati l'ultimo episodio e mi sto dirigendo verso il mio magazzino per appunto prendere tutte le cose necessarie per fare questa... sostanzialmente cagatina, però divertente. Allora, ho preso tutto il necessario per fare sta ignorantata. Ovviamente non ci metteremo tanto, tipo massimo 4 minuti. E poi voglio farvi vedere un'altra cosina, quindi l'episodio si dividerà in due parti. Ora, sta cosa non so bene dove farla in realtà, quindi cerco un piccolo posticino e poi in caso la facciamo. Mi sa proprio che ho intenzione di farla qua sulla collinetta, non chiedetemi il perché, però mi ispirava come posto. Ora tolgo un attimo l'alberello e poi iniziamo. Allora, sostanzialmente dovrete piazzare la lana così, tech, quindi vi distanziate di due, piazzate due spiazzate e poi la mettete qui. E prendete le torce di redstone, che ovviamente andranno piazzate qua di zona. Tra l'altro fanno anche illuminazione, quindi buono. La lana potete utilizzare quella che volete, io ho preso la bianca, tanto per, però utilizzate quella che vi piace di più. Sostanzialmente dovete fare un circuito facilissimo, ovvero prendete la redstone, ne piazzate tre qua in mezzo e prendete questi ripetitori, o meglio comparatori in italiano. Però vabbè, ci siamo capiti, li mettete uno girato verso il dritto e due girati verso di voi, quelli ai lati. E ovviamente per collegarli mettete altra redstone, fondamentale. E ovviamente dovrete fare la stessa cosa di là e guardate tipo cosa esce sta cosa che si illumina tutto. Non chiedete perché, ma su Minecraft funziona così. Ed è per questo che adoro Minecraft. Con i tappetini bianchi che mi ero fatto in precedenza andiamo a chiudere il tutto appunto per fare la base. Purtroppo sta piovendo e la cosa mi urta un pochino, però vabbè, ce lo facciamo andare bene per il momento. Volendo potrei andare a dormire, ma sinceramente non ci voglio. Ci voglio prima definire il tutorial. Il tutorial! Il tutorial più bello della storia! Yeah! Ora qua al centro posizioniamo questi tre cosi di legno e sapete meglio di me che cosa andranno a formare mettendoli con delle trapdoor. Cioè, che figata! E ora sopra dobbiamo andare a mettere le altre trapdoor, ovvero quelle di sotto Mega Parkour. Dicevo, dobbiamo mettere quelle esatto di betulla, quelle un po' più scure. Cioè di quercia, non di betulla. Non so perché ho detto betulla in realtà. E ora sostanzialmente li dobbiamo andare... No, li dobbiamo andare a vestire. Mi sono tolto i pantaloni. Ah, ho scambiato i pantaloni. Ah, interessante. Dicevo, mi sa che mi devo fare altre tuniche, altre robe varie. Tech, quindi devo farmi tre scarpe e due pantaloni, perché visti così sono un po' bruttini. Quindi tre scarpe e due pantaloni. Ok, sono tornato per vestire i nostri omini e ta-tan, ta-tan. No, chi è che gli mancava le scarpe? E spam! E ok, e voi direte, ma non hanno la testa. Guardate cos'ho. Guardate qua cosa ho preso. Stuk, stuk, stuk. E stu, 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 stuk! Yeah! Quindi li voglio vedere da più in alto. Cioè, guardate, la nostra Coffin Dance è pronta. Cioè, bellissimo, un applauso. Stupenda, gli lascio pure una crafting table qua, va là. Dai, è bellissima, cioè, non potete dire di no. Non so se magari qualcuno già la conosceva, ma se non la conoscevate, vi invito a rifarla a mani basse nel vostro mondo, perché è tipo, stupenda. Mua, un bijou. Cioè, guardate che bello! E con questa canzoncina di sottofondo andiamo a fare un'altra mini costruzione carina carina. Questo episodio diciamo che è un misto di due costruzioni, perché saranno passati secondo me 4 minutini o giù di lì, e quindi abbiamo il tempo per farne un'altra e soprattutto per spaccare quest'albero che mi dà un fastidio tipo dall'inizio che lo voglio spaccare ma non ho mai avuto il coraggio. Quindi amici, vi ricordate che nell'ultimo o penultimo, dipende, non mi ricordo sinceramente, episodio avevamo fatto quel bel ponticello che tra l'altro vi è piaciuto tipo un casino, ok, vi ringrazio tutti. Quindi oggi non lo lasciamo mica così spoglio, ci andiamo a fare in parte una, in parte, tra virgolette, una barchetta, perché qui cosa è successo? Cosa? Zombie? 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 Vabbè, lo lasceremo lì. Qui di zona, tipo qua, voglio farci una bella barchetta. Mi chiederete perché? Perché è una bella barchetta. Allora, ho intenzione di farla per la precisione qui, perché mi sembra un buono spot.
Quindi devo fare una cosa del genere. Aspettate, vediamo se ce la faccio. Ok, così. E poi togliamo qui perché deve stare a filo d'acqua. Ovviamente una barchetta deve stare a filo d'acqua. Ok, perfetto, ho messo la botola d'abete, ho fatto un piccolo cambiamento perché non ci stava, non riusciva a mettersi bene. Comunque ho fatto dei piccoli cambiamenti e per ora funziona, perfetto. Poi dovrei fare delle scalette, ma la crafting table è lì, quindi devo fare delle scalette e metterle tipo così, perfetto. Quindi lo facciamo anche di qua, salta al volo, strapua. No, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta mai nella vita. Poi una volta messa la fence dovrei mettere un'altra trapdoor, però dato che non salgono, vediamo se ce n'ho ancora, se no devo craftarle, spero di no. Ok, ne ho un'altra. Si fa una con... No, devo fare una cosa del genere. Esatto. E poi, vabbè, ovviamente rimettiamo questo. Vediamo se è come intendevo. Sì, è come intendevo. Perfetto. Praticamente tutto ciò serviva per mettere dei cartelli di oak. Vedete, questi servono tipo come... Come si dice? Come una sorta di recinzioni. Ora non so se metterlo anche qua davanti, per ora non lo metto, quindi questo qua lo tolgo. Poi in caso se ci sta male lo posso rimettere tranquillamente, vediamo esperimento finito. Ma per il momento, tac, tac, vedete che figata totale. Poi prima di fare qualsiasi altra cosa, dai, ho finito lo spazio nell'inventario, sul serio? Allora spostiamo sti cosi qua e mettiamo le lanterne che tipo già da qualche episodio sto iniziando ad amarle. Ci prendiamo sti qua e tramite del parkour totalmente a caso dobbiamo salire. Ho fatto un piccolo cambiamento e preferisco sinceramente metterli esatto di spruce. Quindi mettiamo questo, tatan, ok. E ora dobbiamo semplicemente metterci i banner. Che li mettiamo da che lato, credo proprio dall'altro. Anzi no, voglio... No dai, sono caduto, ma stiamo scherzando? Siamo seri, sono caduto? Oh mio Dio, sono caduto davvero, signore? Voglio metterli qua davanti perché per il dietro ho un altro piano. Però se li metto anche meglio, grazie. Grazie, master. Ok, facciamo così. Tac, e tac, e tac la nostra barchettina. Ora il colpo di grazia finale che voglio dare è mettere questo qui totalmente a caso. E poi, come avrete già visto nel mio inventario ci sono due barchette. Diciamo che è la parte un po' più complicata da mettere. Anzi, prima devo mettere l'acqua, è vero. Col nostro secchiolo. Quindi prendi e metti, perché mi sa che si può mettere l'acqua in teoria. In teoria. Colpendo le due cose si può mettere l'acqua. Perfetto, no, perché se proprio mancava il pezzettino finale. Tech. È contro natura che io non riesca a mettere dritta questa barca. Dai, ti prego, barca, non facciamo errori. Yes! Ok, diciamo che le barchette non stanno su come avevo in mente. Dannazione. C'è pure uno zombie extra, dannazione. Vabbè, dai, per ora le metto così a caso, però escono. Non mi piace il fatto che escano. Dov'è la mia spada? Spada? Vadi via, vadi via. Vabbè, dai, ce la teniamo così. È pur sempre... Dai, oddio, quanti siete? È pur sempre una barca che comunque non è assolutamente male. Diciamo che non è proprio dritta, ma sta girando. Cioè, dai, carina. Dai, a me piace stra carina. Poi con la lanterna, tocco di classe, modestamente. Bello. Quindi oggi io direi proprio che abbiamo fatto due cose mega extra super iper interessanti. Non so quanto sia durato questo video, però è stato decisamente bello. Soprattutto per quanto riguarda la bara ballerina, lì come si chiama, il meme della bara ballerina, che tra l'altro, stra ignorante, tipo, è entrato nella mia top 10 dei meme preferiti, ma nessuno batterà mai il gatto schifo madò. Per chi sapesse cos'è il gatto schifo madò, me lo scriva nei commenti, quello è il mio preferito. Quindi, mangio un panino, vado a dormire, poi suggerirei che il video possa terminare qui. Tra l'altro in un prossimo video dovrò anche fare la farm di polli automatica o semiautomatica. Dipende dai punti di vista e dipende se... No, in realtà non mi ricordo se è semiautomatica o automatica. Quindi signori, abbiamo dormito, si è fatto giorno, le nostre costruzioni sono state fatte. Io mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio e mi do pure una sistematina perché avrò dei capelli indecenti. Quindi signori, il meme è stato fatto, la barchettina pure. Io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!